Bentrovati amici a questa puntata di Il Punto 24. Oggi vi parleremo dell'evento che ha dato inizio alle manifestazioni a firma Pro Loco a Sapri. Ed l'evento è quello di domenica scorsa, domenica 14 luglio, dove il nuovo direttivo della Pro Loco, capitanato dalla presidente Luana Picarra e dal vice. E la sua vice Katia Santillo, insieme a tutto il gruppo dirigenziale e tutti i soci, hanno dato vita a una vera e propria kermesse sul lungomare, dove si sono esibiti sax, musica dal vivo anni 60-70, balli di gruppo latinoamericane e musica folk, allietando la serata alla moltitudine di gente che si è recata sul posto. La chicca della serata è stata quando le pizzerie del territorio del comune di Sapri hanno offerto ai visitatori, a coloro che erano lì per divertirsi, degli assaggi di pizza in forma gratuita. Ma ascoltiamo meglio dalla voce della vicepresidente della Pro Loco Sapri, Katia Santillo, come è andata la serata e quali sono state le sensazioni. E il prosieguo dell'estate saprese con targato Pro Loco. Prego. Ci siamo in collegamento telefonico con Katia Santillo, vicepresidente della Pro Loco Sapri. E Katia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Katia, domenica avete dato il là al programma estivo della Pro Loco Sapri. E diciamo che possiamo dire che è buona la prima. Per come manifestazione avete usato il giorno 14, festa delle Pro Loco, per dare via al programma. Guarda, era veramente una serata, io l'ho detto subito quando ho cominciato la presentazione della serata, era una serata senza grandi pretese, no? Era una serata per cominciare un'estate sulla quale c'è una programmazione già consolidata, a cui si vanno ad associare chiaramente delle novità, perché poi la novità ci deve sempre stare, no? Devi sempre, come dire, alzare un po' l'asticella di quello che fai e noi alzeremo in questa estate 2024 l'asticella. È stata una serata molto semplice, fatta di musica, fatta dello stare insieme. Abbiamo avuto questi momenti diversi, dislocati diversamente, a disposizione di tutte le età, di tutti i generi, chiunque volesse poteva scegliere una cosa diversa. Ci è piaciuta molto, abbiamo visto la gente cantare, abbiamo visto la gente ballare, abbiamo visto la gente passeggiare e ascoltare la musica. Era un po' quello che volevamo. Accanto a noi abbiamo avuto la possibilità di avere tutte le pizzerie di Sapri che hanno offerto gratuitamente la pizza per farla assaggiare, per dare la possibilità al turista di scegliere dove andarla a mangiare poi nelle serate successive. Ed è stato vincente, perché poi tante volte, sai Francesco, le cose semplici sono quelle che vincono su tutto, no? Infatti, sì, proprio questo. Allora, quindi avete tastato anche la compartecipazione delle attività del posto che hanno risposto, diciamo bene, a questa vostra, questo vostro modo di promuovere non solo il territorio, ma anche le risorse del territorio, o sbaglio? Ma sempre, noi li abbiamo accanto sempre, devo dire la verità, abbiamo da parte di tutti una grande fiducia, davvero un grande supporto. Noi come nuovo direttivo, ma poi il nuovo direttivo è composto da anche vecchi, no? Sì, Da quelli, infatti. da alcuni che c'erano già, compresa me, devo dire la verità, abbiamo avuto sempre la fiducia di tutti, dagli esercizi commerciali alle attività amministrative. Quindi Questa è una grande fortuna. possiamo dire che questa Pro Loco finalmente ha trovato una sinergia, un modo di lavorare in rete con quelle che le attività del posto, quindi quelle che sono le risorse Sì, economiche del territorio. assolutamente. Ma poi guarda, noi diciamo sempre una cosa, una Pro Loco, ma in verità noi siamo una famiglia, no? E quindi quando una famiglia si muove, si vede, secondo me, perché si muove col cuore, quindi la comunità risponde assolutamente bene. Va bene allora, Katia.
Grazie per questo tuo, Grazie queste tue riflessioni. Ci diamo appuntamento ai prossimi eventi. La voce del Meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.